Beh, naviganti del lobby, che mese è questo? Fra HeroQuest e Horus Heresy che arriva sabato è un capolavoro. Sarà che il 10 è il mio compleanno, però veramente questo è un regalo perché questi due giochi insieme sono veramente una cannonata. HeroQuest è il gioco per eccellenza che ha iniziato 30 anni fa un genere che ancora oggi ovviamente amiamo. Tanto che nonostante le miniature, nonostante questo e quello, comunque tutti urliamo al capolavoro perché è HeroQuest. Questo è un vero e proprio capolavoro, è praticamente quasi l'equivalente della settima edizione di Warhammer 40.000, edizione in cui, se non sbaglio, proprio io ero manager a cavallo fra sesta e settima, settima sicuro, molto bella perché c'erano ancora le piattelline che ora vedremo, le chiamiamo così, ma sono le sagome da 5 pollici, da 3 pollici e quella per il lanciafiamme che è da 8. E poi ci sono delle regole nuove che sono veramente interessanti, come per esempio la reazione quando si viene caricati che permette all'altro giocatore fuori dal suo turno di sparare. È molto bello perché è dinamico, in questo modo non ci si annoia perché non c'è tutto il turno di uno e tutto il turno dell'altro. Comunque questi sono tecnicismi di cui parleremo dopo l'unboxing, quando faremo proprio studio su come si gioca Horus Heresy, come poi dobbiamo iniziare a fare ovviamente, e stiamo volendo anche un po' in ritardo perché ora che lo faccia, Warhammer 40.000, Age of Sigmar, Warcry, eccetera eccetera, Necromunda, Kill Team, Yautu, insomma Yautu so che sono molto ricercati e molto utili perché in italiano sono più complicati da trovare, fatti bene, comunque che si capiscono bene le regole, quindi ci sto lavorando, ho un'idea per farli schematici, brevi, che si possano capire le fasi velocemente, e penso che cominceremo proprio anche con un gioco come questo perché veramente è un 40.000 vecchio stile, super dinamico, perché l'hanno reso dinamico ora. Quindi, senza indugi, voi vedete tutta la paccata di roba che mi ha fornito Samuele di Arcadia Giochi. Voi sapete che l'uscita è sabato, per qualsiasi cosa contattate Samuele a nome mio, ci pensa lui, avete capito per quale motivo. Quindi al di là di questo sapete che, e lo saluto anche, Daniele per esempio a Prove del Re, per esempio nella zona di Padova, è un altro che è super fornito, quindi da noi nella zona Veneto abbiamo dei negozi fantastici. Ma per qualsiasi cosa, insomma, sapete, per esempio Samuele vende anche online, quindi c'è possibilità, insomma, di trovare quello che serve. Mi raccomando, ho visto che aveva un sacco di copie, ma praticamente più di 2/3 le ha già vendute, quindi erano lì solo perché in attesa che sabato venivano ritirate. Quindi occhio perché non ha tantissima roba, visto, cioè diciamo che Horus sta andando a ruba e mi fa piacere perché è un gioco che potremmo quasi considerare specialist perché addirittura rimane in inglese, non è tradotto in italiano, cosa molto importante da sapere prima di pensare all'acquisto, però è una figata bestiale. Se sapete giocare a 40k, bene o male dovete solo modificare un paio di regole e avete il 30k. È un gioco con un background inaudito, sapete che ora con Ala Nera stiamo uscendo con Horus Heresy, sta arrivando in questi giorni a casa vostra, nei negozi, la hardcover, quindi finalmente la limited edition che era in pre-order, e anche quello è un super vantaggio perché in italiano adesso continueremo a pubblicare tutti quanti i numeri e quindi voi avrete tutto il background in italiano delle zone più importanti dove andremo a fare lo zoom con i romanzi, con una qualità di scrittura bestiale perché ci sono veramente gli autori migliori della Black Library che ci lavorano da ormai un bel pezzo, insomma, da un bel pezzo. E quindi ragazzi, subito dopo la sigla, unboxing di Horus Heresy. Prima di aprire la scatola base, oggi vi faccio vedere un
capolavorino che è il praticamente segnalibro di Horus. Voi sapete che quando è uscito Indomitus di Ala Nera, io ho comprato il segnalibro che fatalità era in concomitanza degli Ultramarine, e fatalità è in concomitanza con l'uscita del nostro Horus in italiano, l'uscita quindi del gioco, e quindi c'è anche appunto la confezione che dà questo limited, che è un segnalibro eccezionale. Quindi lo apro con molta attenzione. Dietro c'è scritto tutto su quanto su quello che riguarda l'eresia di Horus. È una confezione ovviamente fatta per i collezionisti, come lo è ovviamente come lo è, diciamo, il segnalibro. Calcolate che in realtà non è così costoso, perché nonostante sia fatto benissimo, materiale stupendo, è fatto praticamente, cioè costa 15 euro, quindi insomma non è devastante il prezzo. Bellissima la confezione e il packaging, guardate che bellezza con lo sleeve, praticamente veramente bella, e bellissima. Questo segnalibro è spettacolare, si può mettere praticamente la carta al di sotto qui o al di sotto qui, o pizzicarla fra questi due praticamente, e mettete praticamente il segnalibro. Pesa un po', quindi se rovesciate il libro perdete il segno, fate attenzione, il libro deve stare in piedi. Però insomma mi sembra meraviglioso per iniziare a leggere la nostra finalmente eresia di Horus in italiano con Ala Nera. Mi sembrava l'autoregalo giusto da fare, e comunque ringrazio Sam perché è riuscito a procurarmelo. E quindi insomma devo dire la verità, come sempre Arcadia Giochi è presente in questo, e ne parlavamo prima, guardate che ero da lui, stiamo veramente lavorando tutti in team veramente bene. Sono contento perché vedo la vostra soddisfazione e in automatico vedo la nostra, che lavoriamo tutti in team, insomma, aiutando me che sono qui da solo in studio, ma che in realtà alle spalle ho tutti questi sponsor meravigliosi che fanno veramente tanto per potersi far conoscere e per dare la possibilità a me di creare contenuti. Allora ragazzi, metto da parte le cose che vedremo nei prossimi giorni, perché come avete visto ho procurato il manuale dei traditori e dei realisti, che sono due tomi inauditi giganteschi. Mi sono procurato il Kratos perché effettivamente, a parte che è indispensabile per l'armata, è praticamente introvabile in questo momento, quindi magari esce fra 2 o 3 settimane, è già un po' tardino per procurarselo. E poi le armi speciali, perché qua dentro ci sono, e così entriamo un po' nel vivo della scatola, ci sono praticamente 40 Space Marine. Quindi già solo con questi 40 Space, eccoli qui, io riesco praticamente a creare le unità con le armi speciali. Quindi poi ne parleremo nella prossima puntata, però questa confezione è molto utile perché vi permette di modificare subito quello che andate a montare all'interno della scatola. Allora, voi avete votato, hanno vinto per un pelo l'Imperial First al posto dei Space Wolves, se non sbaglio, perché per qualche percentuale di punto percentuale, devo dire la verità, avete votato i Fist. Quindi quello che vi avevo chiesto era se volevate una sola armata dipinta per vedere come farla tutta intera nella scatola, o le due fazioni. Hanno vinto le due fazioni della scatola. Mi sembra molto bello, bella idea, bravi, avete votato bene, perché effettivamente sono 54 miniature, ci sta a fare due armate, perché lo studio avrà bisogno per i battle report minimo di due armate. Poi inviterò gli altri che faranno altre armate per far scontrare nello scontro fratricida appunto i vari Space Marine, e mi sembrava molto bello fare il tutorial del giallo piuttosto che quello del verde mare, chiamiamolo così, degli Horus. Peccato per gli Space Wolves, ma magari sarà la terza fazione che verrà fuori prima o poi, perché gli Space Wolves fatti nella vecchia eresia, più col grigio che con l'azzurro, sono veramente belli, tutti invecchiati. Li avete visti un pochino, perché io li faccio così comunque anche le 40K, è che hanno un fascino diverso proprio gli Space Marine con il casco a becco fatti grigi da Space Wolves. Comunque, vado a aprire la scatola. Molta attenzione per non rovinarla. Allora, io non sono un maniaco
totale, però diciamo che se mi appoggi per esempio un bicchiere oppure un trucciolo di mela sopra la scatola da collezionismo, riesco anche io ad andare via di testa. Quindi insomma un pochino ci tengo, il packaging per me è importante. Quindi prima cosa che secondo me è importante da dire di questo unboxing, come sempre, grande GV che usa il cellophane per non far rovinare il packaging. Va detto che è un dispendio di plastiche che magari al giorno d'oggi sarebbe meglio non fare, sarebbe meglio seguire un pochino la tendenza di Army Painter, che ammiro molto per il fatto di aver iniziato a fare packaging solo in carta. Va anche detto insomma che ci sono delle differenze sostanziali per i contenuti, qui praticamente è solo plastica, però non viene buttato via quasi niente, insomma solamente l'avanzo degli sprue. Allora, dentro comunque, stavamo dicendo prima, avete 54 miniature, sono 40 Space Marine, il Dreadnought nuovo con Temptor, avete 10 Terminator che sono gli unici che trovavate già in vendita precedentemente, ma sono bellissimi. Poi avete i nuovi due Praetor che sono stupendi, veramente due personaggioni, lui lo modificherò, leviamo questa faccia, ci mettiamo qualcos'altro, adesso vediamo, però lui è fantastico così com'è. Vediamo un po' cosa salta fuori, per esempio questa spada mi piacerebbe metterla più in avanti, tipo alla carica, piuttosto che con la spada verso l'alto, vedremo. Ultima cosa che da commentare è la presenza di un Land Raider intero gigantesco che permette effettivamente di trasportare o i Terminator o gli Space Marine, e quindi direi che il contenuto della scatola è notevole. Tale altre, ovviamente, dopo ci sono le sagome, i dadi, i trasferibili sia dell'Imperial Fist che dei Sons of Horus, chiamiamoli correttamente in inglese, e poi ci sono le schede che adesso vedremo di riepilogo del gioco e il tomo per praticamente giocare a The Age of Darkness Horus Heresy. Quindi questa è una scatola che inizia una vera e propria era del gioco di Warhammer, perché se prima c'erano due giochi che erano 40K e Age of Sigmar, quindi Fantasy, tra poco arriverà anche Old World, e questo possiamo dire che è l'Old World del 40K. Quindi avremo alla fine quattro sistemi di gioco diversi, con quattro tipologie diverse sistemi praticamente per giocare, e quindi insomma abbiamo praticamente, la GW ha raddoppiato la propria gamma di core game, e per core game intendo appunto giochi principali, perché poi hanno anche Warcry, Kill Team, Necromunda, Blood Bowl, eccetera eccetera. Allora, questi che vedete sono esattamente ripresi da quello che si vide nel 2006-2008, in tutte le scatole e le confezioni c'erano praticamente i metri in pollici, quindi non sono in realtà metri, ma non so come si possono chiamare i pollici che non sono metri, quindi andrò a vedere in inglese perché sono curioso adesso. Comunque vedete, qui si leva facilmente un supporto, uno sprue, parlando di plastica, tra le altre non lo levo facilmente in questo caso, facciamo così, vediamo un pochino se riusciamo a tagliare, facendo attenzione a non farsi male le mani. Praticamente questi sono i due, servono ovviamente a misurare, vi danno la possibilità di misurare, ovviamente voi potete utilizzare qualsiasi metro in vendita GV o altro, insomma, di altre case che misurano i pollici, quindi se non volete usare la plastica che si deforma, insomma, diciamo che per iniziare a giocare, se non avete altro, queste hanno praticamente le tacche segnate fino a 18 pollici, ok? E questa è una cosa. Le sagome, io ne ho già di altro tipo, ce le ho sia bianche trasparenti che arancioni, le ho trovate dentro Necromunda, entrambe mi sembra, e in una confezione sono già fatte così arancioni. La plastica è fantastica perché è una plastica trasparente che sembra quasi plexiglass, quindi molto bella, rispetto alla precedente che è un po' gommata, trasparente, ma ho anche quella, quindi poi eventualmente si potrà vedere quale utilizzare, ma avendone due arancioni penso che daremo sul tavolo da gioco, quando faremo i battle report, entrambe le arancioni. E qui cominciamo con la plastica, quantità industriale, ma nel vero senso la parola, qui abbiamo una quantità di plastica inaudita. Già vedo che siamo sui catafratti, cioè sui Terminator, vi faccio un macro, ecco la macro. Allora, vedete che praticamente qui avete
questa è la parte dietro lo zaino. Qui avete le gambe, tutti spallacci piuttosto che ancora gambe, magli con l'artiglio, guardate che belli che sono, mamma mia, guardate guardate che definizione, calcolate questa è una macro e che un dito è così, quindi state vedendo praticamente una cosa più piccola di una falange di un indice, ok? Ve la sto facendo vedere in macro apposta per farvi vedere il dettaglio di queste miniature. I Terminator sono eccezionali, altra ovviamente patellina di Terminator, quindi ok, tengo la macro, scusate se c'è la mancanza di fuoco, eccola qui. Qui avete le teste, guardate come sono queste teste qui, guardate che meraviglia. E questi credo proprio che siano i Praetors, quindi questi due credo che siano montabili per i Praetors. E guardate che meraviglia. Questo è un altro kit, sempre con la stessa testa, le stesse teste, quindi due kit uguali per quello. Forse qui ne abbiamo uno altrettanto, vediamo un po' questa. Sì, ci sono quindi quattro di questi che sono fatti apposta, quindi non sono i Praetors ma sono proprio gli Space Marine, probabilmente col comandante. Qui abbiamo praticamente un altro super sprue, tra le altre doppio, quindi anche qui da capire che cosa c'è praticamente di montabile, ma in realtà, aspettate, in realtà ho una bugia, non è doppio, sono due diversi, quindi questi sono veramente, mi sa, i due campioni. Tra l'altro hanno delle teste che sono eccezionali, quindi in qualsiasi testa utilizzate, devo dire la verità, stiamo veramente guardando qualcosa che ha un dettaglio, scusate se è poco, guardate questa macro su questa testa, questo è il dito, quindi guardate il dettaglio di queste miniature che sono in plastica, vi ricordo. Qui abbiamo poi il Land Raider, eccolo qua con i suoi, guardate qui ci sono tutti quanti le armi, qui ci sono praticamente gli sportelli praticamente per entrare e uscire dall'alto, e quindi qui ecco che andiamo a vedere le parti esterne, scusate adesso non ce l'avete veramente, ecco a fuoco, eccolo qui, quindi questo è il praticamente Land Raider da montare, che è veramente fatto a più pezzi e più sprue, guardate quanti sono, beh insomma sono veramente tanti, bello grande, molto bello, Land Raider veramente compatto, bello, vedo l'ora di montarlo. Poi qui abbiamo il Contemptor diviso in due, eccoli qua gli sprue Contemptor, che vi faccio vedere se becco la testa, eccola qui, scusate se ho mosso la telecamera, vediamo se becco la macro, opla, eccola qui, vedete che questa è la testa, ovviamente un po' più grande perché è quella di un Dreadnought, e che questo qui è la prima volta che lo vediamo come kit in plastica, quindi anche questo novità assoluta eccezionale. Poi qui abbiamo una caterva di sprue per Space Marine, guardate che meraviglia, e tento di farvi vedere anche da vicino, vediamo un pochino se ci ausilia come sempre il macro, eccolo qui più o meno, e guardate il livello di dettaglio dei nuovi Space Marine del 30.000, guardate che roba, guardate gli zaini che belli che sono. Questo gioco qua, ragazzi, veramente secondo me questo gioco qua è veramente forte, bisogna capire un attimino il discorso delle regole perché sono in inglese, quindi per i più piccoli che in realtà non dovrebbero avere problemi perché l'inglese ormai si chiacchiera alla grande. Qui guardate, mentre facciamo vi sto parlando, abbiamo un altro sprue per il Land Raider che è gigantesco a questo punto, e poi arriviamo alla base, ok, quindi avete visto una quantità industriale di plastica per montare praticamente due armate quasi da 1000 punti l'una. Dentro avete, guardate che bello che è questo poster, dove avete praticamente l'intera gamma che è uscita adesso. Questa gamma uscita adesso vi fa vedere già le armi speciali montate dei Legion Praetor e dei Chaplain Console, che sarebbero i capitani, praticamente i consoli, e da capire quali si possono montare all'interno e quali invece
da vedere. Tra l'altro qui abbiamo i Tartaros, che sono un tipo di armatura, mentre qui dentro abbiamo i Cataphracti. E poi praticamente il nostro Kratos l'abbiamo già preso, basta solo montarlo e dipingerlo, ci divertiremo, sarà un bellissimo tutorial, perché sui carro armati con il weathering ci si diverte come matti, e voi sapete che io sul weathering divento scemo da quanto mi diverto. E poi praticamente nei prossimi mesi prenderemo il Sicarian Battle Tank e il Deimos Pattern Rhino, che è molto utile per il trasporto. Calcolate che tutto quello che non trasportate nel vecchio, diciamo nel nuovo mondo, nel 40K, qui lo trasportate, perché veramente qui è essenziale portare le truppe rapidamente da un punto all'altro del tavolo. E poi abbiamo il manuale, ora faremo un attimo di spazio, ci divertiremo a sfogliarlo. Da evidenziare che sul retro ti dicono: comincia la tua Horus Heresy Reading Journey Today, quindi comincia oggi praticamente il tuo, diciamo, viaggio all'interno della saga di Horus Heresy e di Siege of Terra, che è la seconda parte. Calcolate che sono 54 libri, hanno annunciato da pochi giorni l'ultimo, ok? E cosa veramente interessante, con Ala Nera li tradurremo tutti quanti, quindi avrete in italiano tutta la saga da seguire, e quindi penso che per i vlogger, i follower e tutti gli appassionati hobbisti, i giocatori e i pittori sia un bel momento, perché è il momento giusto per far uscire questo gioco in Italia, visto che rimane in inglese, almeno il background sarà completamente italiano. Allora, qui abbiamo tutte le istruzioni super dettagliate, questa volta in bianco e nero, guardate, dove avete le parti non da montare, ma quelle che vanno applicate sul momento più in contrasto, e quelle trasparenti sono quelle già montate, per quindi poi andare a trovare la miniatura montata e poi avanti così con le opzioni. Molto interessante questo sistema, vi dicono ovviamente di utilizzare la lima oppure il Citadel Mold Line Remover, che sarebbe praticamente una specie di cucchiaino a curva che vi permette di levare facilmente comunque le linee che andrebbero limate. Poi avete praticamente il cutter e la Citadel Plastic Glue, quindi la colla per plastica, e sotto come sempre abbiamo le ultime cose, che sono due sacchetti di infinite basette dai 32 ai 35 mm, e poi abbiamo una che penso sia da 50, questa credo che sia da 50, non lo scrivono, è un peccato che non scrivano sotto la misura, sarebbe comodissima, comunque credo che sia da 50 quella dei Contemptor. E poi abbiamo meravigliosi i trasferibili sia per Horus che per Imperial Fist, quindi abbiamo già tutto quello che serve nella scatola per poter iniziare a dipingere le nostre armate. Dadi, andiamo a vedere i dadi, c'è una novità per i più giovani, che è il dado scatter, un dado che è utilissimo per calcolare la direzione di un colpo. Nel momento in cui io tiro un colpo, adesso non so se le regole sono identiche, ma io tiro tre dadi, ok? In questo caso io ho fatto un centro e quindi non c'è bisogno di spostare niente. Se dovessi spostarlo, guarderei la figura che vedete, vediamo se riesco a farvela vedere più da vicino, eccola lì. Vedete che c'è un triangolino un po' più spesso, quella sarebbe la direzione comunque. In questo caso ho fatto un 7, se il dado scatter, io sono fatto così, faccio sempre centro, se il dado scatter avesse fatto una cosa del genere, avreste dovuto muovere la palla che rimbalza sostanzialmente di cannone, piuttosto che in questo caso il colpo del balistico, in quella direzione di 7 pollici. Questo è come funziona il dado scatter. E qui abbiamo veramente un secchio di dadi, credo che siano 20 per esattezza, sono abbastanza, in bianco, dadi di grandissima fattura. Questi veramente sono fatti benissimo, guardate, non c'è una sola sbavatura, si vede che questi li hanno fatti in Inghilterra, perché è tutto made in UK, e quando li tirate sentite proprio anche il peso della resina, che è fantastico. Sono dadi veramente belli rispetto a quelli che abbiamo trovato per esempio anche in HeroQuest l'altro giorno. Qui stiamo parlando veramente di un'altra qualità, ragazzi. Quando qualcuno dei più nuovi che sta seguendo il vlog, quando sentite che parliamo di qualità di miniature, lamentandoci magari un pochino per HeroQuest, sappiate che io sono l'uomo anti lamentele.
perché per me è, con il mio entusiasmo, tutto è bello, tutto è migliorabile, eccetera eccetera. In questo caso veramente c'è una qualità chip delle miniature evidente per chi come noi è abituato a queste in plastica, che sono veri e propri modellini presi da sculture miniaturizzate da montare. Quindi c'è tutto un concetto diverso, che non è quello di trovare la miniatura già pronta, ma quello di montarsela, limarla, stuccarla, per poi dare la base, dipingerla, giocare con quella, che quando un dado gli va addosso, andare, quindi prendete il tiradadi, perché altrimenti sono parolacce che volano. Tra un attimo, ragazzi, sistemo un attimo quello che abbiamo levato da qui, diamo una sfogliata a Age of Darkness Rulebook, praticamente il libro delle regole. A tra poco. Allora, da hobbista vi dico già che, come sempre, secondo me la confezione, diciamo soprattutto il libro, fatto e rivestito con il cellophane, per me è veramente la coccola per eccellenza, perché è veramente utile, veramente fantastico il fatto che ci tengano così tanto a rendere un oggetto ben curato, ok, in modo tale che arrivi perfetto. Allora, è fatto in hardcover, dietro vedo che c'è qualcosa, quindi guardo subito dietro prima di sfogliare, così non, poi non, dopo non ci intralcia. Praticamente qui avete tutto quello che tradurremo tra un pochino nei prossimi anni, diciamo, con Ala Nera, perché praticamente tutto quello che vedete qui verrà fatto in italiano, ok? Quindi questa è già, direi, una esclusiva che vi do da vlogger come direttore commerciale di Ala Nera, diciamo che non guasta. Poi le reference sheet fatte benissimo, sono lisce, satinate, bellissime, guardate che bello, poi che sono due, quindi ogni giocatore ne prende una, madonna, vi giuro, veramente belle al tatto, completamente satinate, e guardate che eleganza. Mi piace tantissimo questa idea, questa grafica che hanno fatto per Horus, che praticamente rende tutto quanto satinato, nero e grigio, molto green dark, come piace a me, no? Sapete che a me piacciono le cose invecchiate, e questo è veramente green tutto, anche nella grafica. Bellissime le reference sheet, veramente. Copertina rigida, veramente molto rigida, si ferma qui, quindi aprire di più è faticoso. Veramente bella, perché gli Space Marine sono lucidi, vedete? Il resto è satinato, è esattamente come facciamo noi, praticamente. In realtà anche la brossura, però come troverete praticamente tra poco a casa vostra la limited edition di Horus Heresy, escono proprio perfette insieme. Guardate, qui c'è addirittura, come in tradizione dei migliori manuali, c'è il segnalibro che adesso ho fatto uscire, eccolo qui, ed è un segnalibro nero di seta praticamente, guardate che bello che è, anche questo tutto trapuntato sui lati, sempre il fatto che sia nero, secondo me, non lo so, punti a gogo solo per questo. E guardate che bello che è l'interno, questa è la galassia, che tra l'altro ho visto è in vendita a 22 euro sul sito, fino a tiratura limitata credo, dove vi fanno vedere praticamente tutta la zona dell'umanità dove si svolge la Horus Heresy, che praticamente è tutto quello che l'umanità ha conquistato prima che poi alla fine della conquista succedesse il disastro. E qual è il disastro? Il disastro che leggerete a casa vostra tra poco in italiano con il libro di Horus, sostanzialmente è questo: l'imperatore che si ritrova con Horus, quello che vedete per terra è Sanguinus, non vi racconto il resto se non lo conoscete, per chi lo conosce insomma è la tragedia delle tragedie, per cui praticamente il più importante, il War Master dell'esercito, dell'umanità, che è Horus, si ribella all'imperatore perché scopre delle cose, secondo lui ovviamente, e poi si capirà quante vere, quante no, eccetera, scopre delle cose sull'imperatore e si ribella. Questa ribellione porta con sé dietro altri battaglioni, plotoni giganteschi, eserciti interi di Space Marine, e purtroppo praticamente nasce
questa guerra fratricida fra le due fazioni di Space Marine. In mezzo ci sono ovviamente tutti gli alieni, ma qui diciamo che il focus è proprio la guerra tra gli Space Marine, e qui si va veramente a iniziare l'era dell'imperatore, e quindi c'è un background che è eccezionale da leggere in inglese. Vi parlano diciamo della vecchia terra, e dopodiché si passa praticamente, guardate che immagini, spero che vediate bene, perché ovviamente poi queste sono le immagini del manuale. Stiamo parlando di un manuale gigantesco, guardate che illustrazioni. Qui siamo veramente, ragazzi, davanti a qualcosa di diverso anche dal classico standard GV. Siamo veramente oltre, con 334 pagine di manuale base, dove calcolate che la maggior parte è background. La maggior parte, quindi grande inglese, armatevi di inglese per leggerlo. E guardate, ecco l'umanità, tantissimo background. Ecco Horus che parla fra le altre proprio con Sanguinus, poi ci sono Khan, Rogal Dorn, ce ne sono un po', insomma sono tutti quanti i vari. Sanguinus, bugia, era qui, quindi in realtà qui siamo da un'altra parte. E Legion Astartes, eccoci qua, qui cominciamo a capire la nascita dello Space Marine e come l'imperatore ha ragionato nel fare praticamente i suoi guerrieri super potenti, ok? E da qui, bellissimo, guardate tutto lo studio delle Mark, che sarebbero i nomi praticamente delle varie armature, quindi Mark 2, Mark 3, Mark 4, le vedremo tutte all'interno di questo gioco, Mark 5, Mark 6, Dark Angels, e qui si parte subito, guardate subito, con il background furioso, Emperor's Children, qui ragazzi c'è veramente aiuto, se siete appassionati di Space Marine si salvi chi può, solo questo manuale vale il gioco, perché ha delle illustrazioni bestiali e siamo veramente a livelli altissimi, sia gli schizzi che le grafiche, siamo di fronte al capolavoro, veramente, stavolta GV ci ha dato dentro di brutto, guardate, qui sono gli Space Wars, ecco gli Imperial Fist con Rogal Dorn, che è il loro primarca, e quindi anche qui dovremo fare tutto uno studio dell'araldica, perché andremo a dipingerli, e poi Night Lords, che molti hanno scelto, ho visto, tra l'altro il primarca di prima credo che fosse proprio Conrad Kurz, poi Blood Angels, ecco qui Sanguinus, super bello, super potente, ed ecco gli Angeli Sanguinari, gli Iron Hands, che sono i più tosti, i figli di ferro, diciamo, le mani di ferro, World Eaters, scatenato, lui è veramente un primarca scatenato, Angron, veramente cattivo, dopo abbiamo quei classici Ultramarines con la versione precedente di Gilliman, prima che arrivi nel libro che leggerete questo mese con Alla Nera Edizioni in italiano, che è Il Figlio Vendicatore, dove Gilliman torna dopo quello che vedrete succedere qui, e quindi che leggerete in italiano sulle leggi di Horus, torna e si trasforma praticamente anche lui in Primaris, facendo anche i Primaris. Qui stiamo parlando prima, diciamo 10.000 anni prima che questo accada. La Death Guard, una delle più giocate in assoluto e amate, con Mortarion alla loro guida, i Thousand Son con Magnus the Red che li guida, anche loro molto utilizzati, Sons of Horus, è stato sempre uno dei miei sogni dipingermi un esercito di Horus. Horus mi affascina un sacco perché è l'icona del cattivo, e la cosa che, senza spoilerarvi niente, mi colpisce molto di tutta la vicenda dell'eresia di Horus è che quando leggete il primo libro, che è quello che ora è in italiano, colpisce molto il fatto che voi vi affezionate in un certo senso a Horus, perché è veramente un figo, fortissimo, leale, potente, quindi il fatto che sia proprio lui a ribellarsi crea ancora più dramma in tutta la vicenda. Guardate che bello che è lo schema di colore, tra le altre mi sono studiato già un tutorial semplice, abbastanza semplice, quindi con poco andremo a fare tutto l'esercito. Worldbeaters, Legion Astartes con Lorgar che li guida, poi abbiamo i Salamanders, molto molto blasonati nel 40k, questo fischio che sentite è la fine della stampa
della Quicksilver, che è, questo è un piccolo spoiler, che è nel Kickstarter attuale di Durgin. Io saluto sempre Matteo e vi ricordo che potete andare sul suo Kickstarter, piccola parentesi pubblicitaria, a vedere. Io tra l'altro adesso la pulisco, me la monto e vediamo di fare un tutorial perché è eccezionale. Torniamo al nostro manuale. Ravengard, la Ravengard molto molto giocata con Corvus Corax che li guida, loro sono molto fighi, tra le altre la loro armatura è, diciamo, quella col becco, è proprio la loro armatura. Alpha Legion, anche questi sono belli seguiti, devo dire la verità che molti nei test ho visto che hanno avuto loro come uscita, okay? Perché c'era un test che potete fare online per vedere qual è l'armata che fa per voi. Qui abbiamo i Talons of the Emperor e qui abbiamo praticamente le Sister of Silence e qui siamo proprio sulla terra, i famosi Legio Custodes, che adesso nei 40k sono gli Adeptus Custodes, ok? Che sono fra l'altro i preferiti di Henry Cavill, che salutiamo se niente ci sta guardando, con i sottotitoli in italiano. Henry è l'attore che ha fatto il più bel Superman di sempre, nonostante Christopher Reeve sia rimasto nel cuore di quelli sopra i 40 anni. Devo dire la verità che il Superman di Snyder mi è piaciuto un sacco. Lui è appassionatissimo di Warhammer e gioca proprio e dipinge i Custodes. E qui abbiamo, vedete, Imperial Assassin, Ordo Sinister, quindi tutta la parte imperiale che va a scavare anche nell'Inquisizione. La Soral Ausilia, e da qui abbiamo praticamente gli eserciti ausiliari che praticamente sono la Guardia Imperiale, il Mechanicum, e qui bisogna andare anche a capire tutto il background del rapporto che c'è fra Terra e Mechanicum, perché è un po' particolare. The Age of Darkness è praticamente l'inizio del background invece della storia, proprio di cosa è successo nell'inizio del casino per l'umanità, perché mancava veramente solamente la guerra fratricida per complicare la situazione. Qui c'è tutto il calendario, guardate, fantastico, perché è veramente dettagliato e lungo, tutta una parte di calendario con la cronostoria fino all'M31014. Quindi siamo praticamente proprio a 10.000 anni prima dell'ambientazione di Warhammer 40.000. Guardate queste figure qua sotto, che sono state prese da foto vere e proprie, vi zoomo, eccole qua. Questa è proprio, vedete, una foto del soprattutto credo di Forgeworld. Ecco qui, bellissima la doppia pagina con il segnalibro tra le altre in mezzo, la doppia pagina della mappa della galassia, che potete trovare comunque anche online. E qui avete praticamente la fine del background. Guardate il background, per darvi dei dati precisi, dura praticamente 144 pagine circa. Quindi, in poche parole, torno a uno, questo è il background, ok? Quindi è veramente tanto. Non vi preoccupate, a parte il fatto che è in inglese, che quindi non è un gioco fatto di regole speciali complicate. Il gioco, le core rules, sono queste. È inutile che adesso vado a sfogliarvele tutte, ma prendo nota di quante sono, così avete praticamente un'idea di quanto lunghe sono. La morale, characters, psionic, vediamo. Allora, le regole sono queste, quindi vedete che in realtà, insomma, da pagina 146 arrivata a 220, non sono tantissime le regole, ok? E calcolate che è veramente simile a Warhammer 40.000, quindi bisogna andare a vedere quelle differenze fondamentali e dopodiché avete imparato a giocare già subito al 30.000. Il resto ve lo leggete con calma. Battlefield Terrain vi insegna appunto come giocare sui terreni e il pericolo dei terreni. Quindi diciamo che potrebbero essere considerate il regolamento, ma è per capire come funzionano tutti i terreni, quindi bunker, defense line, eccetera, eccetera. Special Rules è un'altra sezione ancora fantastica in questo caso, perché finora le special rules erano a parte nei manuali di Forgeworld, perché Forgeworld era quella che produceva all'interno di Games Workshop
tutte le miniature in resina fatte proprio per giocare Horus Heresy. Adesso è stata portata nella parte principale di Games Workshop, quindi in plastica, stanno rifacendo tutte le miniature in plastica e tutti gli special rules li trovate dentro direttamente al primo manuale di gioco. Poi immaginate che domani, i prossimi giorni, farò la recensione degli altri manuali, li ho già presi tutti e due, c'è un manuale ancora più alto solo per il background di tutte quante le Legios Astartes. Legiones Astartes sono praticamente traitor e loyalist, quindi tutti quelli che tradiscono l'imperatore, tutti quelli che vengono leali all'imperatore. Quindi qui regole speciali che quindi non sono totalmente necessarie per imparare a giocare all'inizio, ma che poi diventano veramente il succo del torneo quando andate a giocare, diciamo, sul serio. E da qui c'è tutta una parte dedicata, guardate che bello che è solo questo, attenzione, ve lo faccio vedere in 3x, non si vedrà tutto quanto insieme, guardate che immagini, questo praticamente è l'inizio classico del giocare a, e quindi vi fanno vedere una showreel di tutte quante le armate, ok? Vedi, quindi avete Sons of Horus, Iron Hands, i Warbearers, quindi tutti, Salamanders, Night Lords, i Raven Guard. Se andate al Warhammer World a farvi un giro a Nottingham, dentro potete trovare un sacco di battaglie ricreate proprio con queste miniature che vedete dipinte qui, che non credo siano state appunto dipinte di recente, ma sono sempre quelle famose dipinte strada facendo man mano che producevano le varie miniature. Ecco qui anche questa è una bellissima immagine. Devo dire la verità, ragazzi, siamo di fronte a un manuale che da solo vale il gioco, veramente bello. Ecco l'Imperial Fist. E qui abbiamo le forze dell'organizzazione incrociate, e quindi praticamente vi spiegano come fare a... c'è anche l'alleanza, tra l'altro, visto, vi spiegano come fare a creare l'armata. Il Mechanicum, esercito praticamente a parte, ed ecco dei Battlefield Showcase, quindi fanno vedere proprio dei tavoli tipo per giocare a Horus Heresy. Il Manufactorum piuttosto che Ruined Cityscape, questo lo useremo tantissimo, tra le altre mi permetto di dire che sarà più bello di questo. Spaceport, questo è molto bello, guardate che roba, questo l'hanno fatto nuovo perché ci sono le piastrelle di Necromunda, le riconosco da qui, molto bello questo Spaceport. Poi abbiamo la Hive Warzone, qui hanno fatto un lavoro, ragazzi, notevole, per preparare questo gioco ci avranno messo veramente degli anni per far tutto, perché nonostante abbiano accumulato anche foto vecchie, anche miniature già sfruttate, moltissime sono nuove, quindi hanno messo insieme vecchio e nuovo. È un manuale da urlo, ci sono tutti i deployment, quindi in poche parole gli schieramenti, e poi praticamente ultime regole speciali, missione 1, missione 2, missione 3, missione 4, quindi sono le varie missioni che si possono giocare, che in totale sono 6, e poi avete gli Imperial Fist che mancavano ancora in foto, ok? E il finalone, praticamente, con le ultime cose che dicono che sono delle regole dedicate alle discipline psioniche, reference, che sono quelle, le reference sheet che abbiamo visto prima, e quindi poi la gamma di nuovo pubblicizzata. Ragazzi, questo è un manuale veramente potente, guardate che razza di manuale hanno fatto, Citadel Miniatures e Forgeworld Miniatures, perché qui si sono giustamente presi in merito anche i ragazzi di Forgeworld, perché il sample originale digitale, sicuramente, forse anche non digitale per certi versi, erano appunto di Forgeworld, rimessi tutti in plastica, quindi gran lavoro della Games Workshop per poter riportare tutto in plastica. Facciamo un bel recap e vediamo nelle prossime puntate come svilupperemo Warhammer di Horus Heresy Age of Darkness. Beh ragazzi, che dire, è veramente un gioco imperiale nel vero senso della parola, è di fatto forse la scatola Games Workshop con più miniature che abbia mai visto al suo interno, sono 54, incredibili, perché tra l'altro sono uno stuolo di Space Marine, che per chi è appassionato è
una bombardata, ma ci sono appunto anche il Dreadnought, ci sono i Terminator, c'è il Land Raider, quindi veramente una scatola incredibile. Il valore della scatola è 225 euro non scontata, eccetera eccetera. È incredibile, perché se fate il conto delle scatole singole superate le 500 euro, quindi se volete iniziare questo gioco la scatola è un investimento, perché comunque è una cifra notevole, però veramente è un investimento sul hobby, perché è una scatola veramente fantastica. Io per oggi ho finito, spero che vi sia piaciuto un pochino questa panoramica tra HeroQuest e questo. Credo che in un mese abbiamo fatto filotto. Domani, nei prossimi appuntamenti, vi farò vedere il resto delle cose che ho preso e mi sono procurato. Quindi andiamo a vedere tutti i lealisti e le armate lealiste e tutti i traditori, così che vi farò una guida per poter scegliere anche manualmente, non solo tramite il sito online, qual è la vostra armata preferita per iniziare a giocare a questo gioco. Perché ovviamente, se non fate come me che splittate in due, usiamo questo slang mezzo italiano mezzo inglese, la scatola, ovviamente avete la possibilità di fare un esercito solo con la scatola, perché se facessi tutto Sons of Horus o tutto Imperial Fist avrei praticamente finito un esercito. Chiaro che per il vlog ci servono almeno due armate da far scontrare, per poi dopo andare a vedere se troverò qualche baldo giovane e non con la propria armata che vorrà venire a fare un battle report qui da me. Ragazzi, ci vediamo nelle prossime puntate, sempre con Horus, sempre con HeroQuest. Ho un sacco di roba, tra le altre ho questi famosi Necron di cui devo farvi vedere la fine delle basette. Ci arriviamo, date tempo a Horus e HeroQuest di essere visti, perché giustamente sono usciti insieme ed è un concentrato di gioia hobbistica. Alla prossima.